Siamo Italia 5 Stelle e qui con noi c'è Mark Luix Ghisi. Noi vorremmo sapere, visto che ha una visione anche dal di fuori rispetto all'Italia, che cosa pensano all'estero del Movimento 5 Stelle? Visto dall'estero, ho l'impressione che, prima devo spiegare qualche cosa, alla Commissione europea 20 anni fa abbiamo scoperto che ci sono 100 milioni di europei, 24%, che stanno cambiando valori in silenzio. Le chiamiamo i creativi di cultura, stanno creando una nuova cultura e sono più sensibili all'ambiente, riscoprono i valori della famiglia, dell'interiorità, non la religione necessariamente, ma una crescita interiore, sono aperti alle altre culture, agli immigrati. Dunque è veramente una trasformazione di valori abbastanza profonda che parte dall'interno di ognuno. E questi creatori di cultura in tutta Europa sono numerosi. Ho l'impressione che 5 Stelle potrebbe essere il primo partito politico che più o meno le rappresenta. E questo è veramente interessante. Ah, quindi in questa transizione, questo cambiamento di cultura, noi cioè, verso che cosa stiamo andando e come possiamo fare per far sì che più persone possibile se ne rendano conto e assumano responsabilità di quello che sta succedendo? Sì, prima parliamo un po' del cambiamento di civiltà in cui stiamo. E l'immagine che vorrei proporre è un enorme iceberg e c'è solamente una piccola punta bianca sopra l'acqua e questa punta bianca è la perdita di credibilità del politico. In tutti i paesi, in Francia, in Germania, dappertutto, c'è una perdita di credibilità del leadership politico. E allora andiamo sotto sotto all'iceberg. Sotto sotto c'è il fatto che abbiamo creato per la prima volta una civiltà che è capace di suicidarsi in due modi. Primo modo di suicidio è la guerra nucleare. Secondo modo di suicidio è la crescita quantitativa infinita in un mondo finito. E vediamo bene che siamo già oltre la capacità della Terra di digerire i nostri rifiuti. Questo pericolo di morte è il motore estremamente potente del cambiamento di civiltà, perché la gente, l'inconscio collettivo, come diceva Jung, ha deciso che vuole vivere. E dunque vuol dire che nel mio ventre, nel tuo ventre, nel tuo ventre, c'è qualche cosa che sta bollendo, nuovi valori di vita che stanno sorgendo, creandosi e facendo delle bolle verso il su. E dunque siamo tutti in questa trasformazione. Questa è la fonte del cambiamento mondiale di civiltà. Andiamo verso una civiltà di vita. Vuol dire dobbiamo ripensare, secondo livello, i valori patriarcali di command, control, conquest, comando, controllo, conquista. Va bene, con questo abbiamo potuto andare sulla Luna, però non possiamo andare verso un mondo sostenibile, vuol dire che cambiamo questi valori, anche tutta la relazione femminino-masculino sta cambiando totalmente. E poi sopra c'è il modo di pensare moderno, analitico, deduttibile, meccanistico, che vediamo dappertutto nelle no nostre università e che è completamente obsoleto. Dunque dobbiamo ricreare assolutamente un nuovo tipo di università.
e al di sopra c'è la nuova economia. L'economia attuale è industriale, va bene, ma non produce più impiego. E dunque l'impiego di domani come facciamo? Dunque dobbiamo far capire alla gente che l'economia sta immaterializzandosi. Facebook, Amazon, eccetera. E che le regole di questa economia nuova non le abbiamo ancora capito. È un nuovo paradigma economico. E al di sopra c'è il nuovo paradigma politico. Ciò che 5 Stelle tenta di realizzare, di capire, di fare avvenire. Dunque, questo cambiamento di civiltà è una cosa favolosa, molto potente, che non si può fermare. Nessuno ti ferma questo. E direi c'è una prova in più. I miei nipoti fanno dei bambini che sono indaco e sono programmati per una società che non esiste ancora. Non siamo noi che decidiamo questo. Siamo in un cambiamento che è più forte, più grande e più potente di ciò che pensiamo. E magari questo è la speranza di tutti, 5 Stelle potrebbe essere il primo veicolo esplicito di questo cambiamento di civiltà, speriamo. Ma allora nel Movimento 5 Stelle che cos'è che manca per poter essere considerato ad esempio da chi crede, chi capisce che c'è questa transizione culturale, il veicolo? Perché da come ha descritto questi creatori di cultura, io riconosco la figura di Beppe Grillo in uno di questi creatori di cultura, perché porta una nuova consapevolezza di attenzione appunto rispetto all'ambiente, al mondo che ci circonda. Io penso che ci manca un click, ci manca poco, perché la gente, tutta la gente che vedo qui sono creativi culturali, si vede. Tu vai in Belgio a una riunione di creativi culturali, stessa cosa, stessa energia, stesso ambiente. Però la gente non sa che sono creatori di cultura. Devono capire questo, devono capire il cambiamento di civiltà. Devono capire, non solamente sperare, capire che stiamo cambiando paradigma economico, paradigma politico, paradigma universitario e paradigma patriarcale. E sono tutti questi livelli che cambiano nello stesso tempo. E una volta che la gente ha capito che il cambiamento comincia là, allora è qui, e che ti disturba, mi disturba, ti disturba, perché questi nuovi valori fanno scoppiare tout le bazar, come diciamo in francese, fanno scoppiare ciò che abbiamo costruito nella nostra vita. Una volta che si fa questo legame, la gente si mette in piedi. Dobbiamo assolutamente, e questo la malattia, direi, c'è un clericalismo politico, vuol dire che la gente si fida al politico come si fidava al prete. Basta, bravo, basta, capisci? Sì. Basta, fermiamo questo e ripotenziamoci. La potenza viene del ventre di ognuno. Grazie Mark, fantastico.